Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video challenge, che è un genere di video che mi piace tantissimo. E nella challenge di oggi sarà mio trucco soltanto di rosa, che è una challenge che mi avete suggerito voi quando vi ho chiesto di suggerirmi dei video da realizzare. Come vedete ho già la base fatta, in quanto sono uscita stamattina, francamente non avevo senso di truccarmi uno perché grazie a Dio non ho fondotinta cipria rosa, e due perché appunto sono abbastanza convinta che non mi staranno bene questi colori, che quindi mi dovrò struccare perché dopo devo uscire, quindi non avrebbe senso, tanto comunque non hanno niente di rosa, l'unica cosa è il blush, ma ho appena un po' di blush che andrò poi dopo a metterci sopra una rosa, quindi non è un problema. Partiamo subito, io ho il terrore, non so cosa realizzo, come andrà questo video, sinceramente. Ma vabbè. Allora, partiamo subito dagli occhi e utilizzo il primer di Smashbox, non è un primer rosa, ovviamente, ma tanto mi serve soltanto come base per gli ombretti. Le mani e con un pennello vado ad opacizzare il tutto con un color carne, sempre a base rosa, è della Huda Beauty la New Nude, e vado a utilizzare questo colore qui. Allora, come ombretti ho portato la New Nude, che comunque sono tutti rosati, e poi ho portato questa di MAC, che è la Art Library It's Designer, perché a questo rosa sarebbe shadow qualora volessi usarlo, e non contento ho portato anche la Sunrise Palette di Natasha Denona, perché anche qua ha il colore Glory, che è un bel rosa fucsia. Non so sinceramente cosa usare. Allora, direi di partire nella piega e andiamo ad utilizzare il colore Trickle, che è questo qua. Questo. Guardate che vi abbasso un po' l'inquadratura, che sennò ogni volta voi guardate i miei capelli e non vedete bene il trucco. Fin qui direi che va tutto abbastanza bene. Ora sfumo l'esterno con il colore di prima, Berry, sotto l'arcata, i contorni insomma. Se vi piace questo genere di video, vi ricordo che sul mio canale trovate anche il mio trucco con il colore che più odio, che nel mio caso era l'azzurro, e anche lì abbiamo fatto disastri veri. Con rosa, diciamo che forse potremmo anche salvarci. Ok, poi sulla palpebra, sinceramente, non so cosa usare. Perché se io usassi solo la New Nude, il trucco verrebbe sicuramente molto carino ed elegante, ma come challenge sarebbe un po' così. Nel senso che so già che verrebbe un trucco che va bene.
Quindi io direi che nell'angolo interno, cioè dalla prima parte dell'occhio, vado a mettere il trucco di il colore di MAC, che è proprio sparaflescioso. Proviamoci almeno. Il bello è che io dopo devo uscire e non mi vorrei struccare, perché io ho la pelle molto sensibile, quando mi trucco si irrita molto. Ok, poi nel centro vado a mettere invece il colore Glory di Natasha Denona. Che mi sembrava molto più scuro e sobrio, e invece mi sembra bello sparaflescioso anche lui. Oh my god. Barbie, semplicemente Barbie. Ok, nell'ultima parte vado a mettere il colore Spunked della New Nude, che è questo qui. Che mi ha fatto subito fall out, ma chi se ne frega. Mi metto qui un pochino sotto. Nell'angolo interno. Questo trucco non mi piace, vado a metterlo anche su tutta la parte inferiore. Sfumarlo anche leggermente nella parte interna, in modo da rendere il tutto più portabile, ma di portabile io direi che non c'è niente. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Aiuto, io devo uscire. Non so come farò a rendere a uscire con questo make-up, ma vabbè. Vado a riprendere il pennello per la piega e a sfumare un po'. Ok. E nell'angolo interno vado a mettere Daydream, che è questo qui. Lo metto proprio direttamente col dito. Questo sì che bello. Facciamo che lo sfumo anche un po' qui, nella prima parte, perché è veramente molto molto bello. Questo è il make-up. Fatemi assolutamente togliere questo fallout. Direi che ci siamo. Adesso dovrei ritoccare il mascara, ma vabbè. Sì, dai. Assolutamente bisogna toccarlo. Andiamo per l'occasione a provare un nuovo mascara. Ovviamente, raga, ve lo dico già, non ho il mascara rosa, non ci pensate proprio. E andiamo a provare insieme il Legendary Lashes Volume 2 di Charlotte Tilbury. Questa è la mini size. Ovviamente avevo già il mascara sopra, quindi non potremo certo apprezzare la bellezza del mascara. Cioè, capire quanto il mascara sia valido oggi, ma tanto oggi l'abbiamo anche aperto. Di solito il mascara si apprezza dopo qualche giorno dall'apertura.
Dai, su, grazie all'ombretto sberluccicoso direi che ho reso molto più portabile il make-up. Meno male, dai. Allora, vado a mettere anche la matita nera, anche se non è rosa, ma abbiate pazienza. Trovo una matita nera tra milioni di matite nere, ma vabbè. E metterò la Acqua XL di Makeup Forever, che tempero. Fine, non mi dispiace per ora, ma adesso so che andrò a rovinare tutto. Allora, blush, come blush rosa in realtà non avevo molti, ne avevo però non ho potuto di mano. Alla fine ho scelto il Victoria di Cosmify. Applicare. Generosità direi. Ecco qua. E come illuminante, ecco, gli illuminanti, per esempio, questo è l'unico rosa che ho. Gli altri sono tutti declutterati e vado ad utilizzare di Molac della Get Rich Quick. Questo qui più rosato. Però vedo che alla fin fine per lo più si rilascia glitterini più che colore, non capisco perché, perché comunque dovrebbe essere pigmentato. Aspettate, provo a cambiare pennello. Sentite dei rumori strani tipo vibrazione sottofondo, appunto perché mi vibra il cellulare, perché nel frattempo mi arrivano messaggi. Ora ci siamo. Ed ecco qua. Più luminosa di così non si può. Ok. Sempre più strana. E per finire non poteva mancare il rossetto. E qui ho deciso proprio di fare il peggio del peggio che si potesse andare ad utilizzare. Il liner Loud di NYX nel colore Girl Please. Guardate che colore, cioè più rosa di così non si può. È molto carino questo perché ha questa forma così, quindi è molto preciso anche nell'applicazione. E ha un profumo di marshmallow che è fantastico. Allora, direi che da stendere questo prodotto è veramente molto comodo perché comunque è fino, quindi applicate bene, cioè, tutto bene i contorni e poi mettendolo di piatto lo riuscite a riempire bene.
Cioè, ragazzi, è proprio sparapescioso questo colore. Però è molto forte, devo dire. Questo è il mio make-up finito. Mi trucco con rosa. Ditemi voi cosa ne pensate. Secondo me il trucco occhi, tanto quanto si può fare, questo rossetto assolutamente non mi dona. Mamma mia, quanto è sparaflescioso. Poi non so come vedrete voi, ma io in camera vedo tipo questo, il labbro inferiore, super wow, super luccicante, cioè molto visibile, mentre quello inferiore mi sembra proprio che sia scomparso, ma di vivo c'è. No, non me lo vado a ingrandire. Vabbè, comunque sì, fatemi sapere se vi è piaciuta questa challenge. Io andrò a togliere questa cosa perché non si può, questo penso che invece potrei anche lasciarlo. E un bacione, alla prossima, ciao!